Ciao a tutti, benvenuti alla live insieme a Stefano Putta. Aspettiamo che entri. Vai. Ciao. 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 Come stai? Come Tutto bene, dai. Tutto bene, dai. va la quarantena? Quarantena. Un po' Un complicata. po' complicata. Purtroppo bisogna stare Esatto. alle regole. Esatto. Aspettiamo un minuto che almeno entra un po' di gente e poi possiamo iniziare con l'intervista. Va benissimo. Nel Va benissimo. caso ci vogliono fare domande in chat, gliele leggerò, aggiungendo oltre le nostre. E se ti va bene, se mai dimmi te. Ok. Ok. Tu come va? Vai. Bene, bene. Per Poi ora. ho Poi visto che ho visto ci hai fatto che ci hai anche fatto anche dei dei video video al Tuscan. Io al Tuscan. Sì. sono andato a Cosa cercare. potevi dire? Allora, c'è un ritorno di Allora, c'è lui un ritorno di sicuramente, noi forse sono io. sicuramente, forse sono io. Se c'è l'eco, ristoppiamo e ricominciamo come l'ultima volta. Vai. Stoppo la live e li faccio ripartire. Aspetta, se vedete se tutti, anche gli altri, sentono questo problema. Vediamo che scrivono. Sì, perfetto, la finisco la live e la faccio ripartire. Vai, ti rinvito. Rieccoci. Ce Vai. l'ho qua? Adesso Boh, io non lo sentivo prima, poi non me lo dimmi. sento neanche io, quindi penso che va Vai, bene. perfetto. Vediamo se qualcuno ci dice Sì, perché era se già sentiamo. successo purtroppo. Può capitare. Problema nelle dirette di Instagram, purtroppo. Sì. Vai, aspettiamo che rientri un po' di gente. Sì? Molti fan. Vai, ci dicono che ora va bene. Sì, ma sono amici, non fan. Bene. Fatto Tu di in che zona io abiti? abito in Toscana, precisamente in Garfagnana, che è provincia di Lucca. Paese di Andriucci o E sono a 8 km dal paese vicino? di Vicino, vicino. Ho fatto un test con lui, cioè ho partecipato, mi ha fatto salire con lui in macchina quando facevo un test. Tanta roba, eh? Sì, molto bello. Andriucci. Sì. Bello. Tutti ci dicono che ora va bene, quindi possiamo iniziare. Benissimo. La prima domanda che ci hanno fatto è un classico: come ti sei appassionato al mondo del rally? Diciamo che il mondo del rally lo seguivo già da quando ero piccolo, non piccolissimo, dico la verità. La passione si è un attimino intensificata quando partecipavo, ho iniziato le superiori, perché io sono di un paese vicino a Olbia, si chiama Padru, a 18 km, e le superiori le abbiamo fatte, le scuole superiori le abbiamo fatte a Olbia. Mi ricorderò sempre che abbiamo partecipato con degli amici, a una vela organizzata, quindi a un salto delle lezioni per andare a vedere il venerdì del Costa Smeralda. Mi ricordo che correva con la 206 VRC Rovanpera, il padre di Kelly.
Diciamo da lì è iniziata ha continuato insomma a seguire un pochino. Poi quando nel 2008 con mio compare abbiamo recuperato una Clio 1800 16 valvole, l'abbiamo allestita per Gincana e abbiamo iniziato diciamo, a partecipare a queste gare clandestine, non regolamentate. Bastava il roll bar, ti mettevi il casco e partivi, ecco, questa era la. Però tanto divertimento. Comunque abbiamo fatto diverse gare. Io guidavo. Ecco, la mia unica esperienza da pilota, tra l'altro. In una gincana, mi ricordo anche il paese era Osidda. Lì incontrai Stefano Marrone, che lo conoscevo già oltre, diciamo, lo sport del rally. E lì lui mi disse: sai, sto cercando un navigatore che abbia continuità. Ho detto: ma sai che la figura del navigatore mi ha sempre appassionato, mi farebbe piacere. Ho detto: perché no? Vediamo un pochino, fammi capire come funziona, come non funziona. Sono andato a cercare qualche amico che avevo di famiglia, faccio il nome, Luigi Pitalis di Orotelli, è un amico di famiglia, e lì mi dice: guarda, prendo un quaderno di note, ci vediamo in un posto dove si faceva il rally d'Arcoceano, ti faccio vedere come funziona. Allora da lì mi sono, insomma, l'ho presa proprio alla lettera, Stefano. È iniziata così la mia avventura circa 10 anni fa, proprio nel 2010 è iniziata l'avventura da navigatore e ho sempre continuato a fare il navigatore. Allora, nei commenti scrivono, scritto, Alessandro Frau, come va il terzo tempo del Rally Sardegna? Niente da dire. Tanta roba. Ci scrivono anche Federico Isacchi, raccontaci il tuo sordo nel Rally. L'esordio del rally è un po' particolare perché in teoria tu hai mai corso? Ok. Sai, prima gara hai un po' di tensione, un po'. Allora, premessa, io sono nato senza una mano. Ok, quindi per arrivare a prendere la licenza navigatore, patenti speciali, ho fatto un test di uscita dal mezzo, Quindi sai, un po' di preoccupazione. Io non avevo niente, mi sono preso la licenza, mi sono comprato la tuta, tutto grazie a Stefano che mi ha aiutato. Primo rally di Olbia 2010, marzo. Bene, Stefano lo vedevo già un po' in tensione e io mi chiedevo: ma cioè, non riesco a capire perché così questa sarà una cosa normale. Prima della pedana mancavano 10 minuti a timbrare per la prima volta che io timbravo. Avevo fame, c'era un camion bar, mi sono preso un panino col wurstel, ketchup e una birra. Mi ha visto il pilota, Stefano, insomma, non era molto contento di questa scena perché ha detto: cioè, ma bene, ok, sono contento di lui, ma vederlo così, insomma, non è di aiuto. Che mangio il panino, partiamo, trasferimento, dalle vibrazioni cade un perno dello sportello, del mio sportello. Arriviamo alla prima prova speciale, mi accorgo che lo sportello, insomma, cadeva un pochino. Andavo ad aprirlo e si abbassava un pochino. Quindi qualcuno, ora mi ricordo, non qualcuno, Massimo Piga, per la cronaca, mi sollevò lo sportello e lo chiuse. Facciamo la prima prova benissimo. Alla seconda prova, che c'era proprio un tratto di trasferimento cortissimo, vado a chiudere lo sportello. Secondo me era veramente chiuso bene. Una notturna era, tra l'altro.
Partiamo. Destra 3, in sinistra 2. Nella sinistra 2 mi vedo lo sportello che si apre. Io urlo, oddio, il pilota cosa c'è? Oh, ho detto, vai tranquillo, continua ad andare. Cerco di recuperare tramite un sistema che era fatto apposta per tirare lo sportello, per chiudere una sorta di maniglia, ma era fissata solo con un autofilettante. Quindi io, con il quaderno poggiato sulle note, con la sinistra giravo le pagine e con la mano destra tenevo la maniglia. Facciamo altre tre curve, di nuovo una sinistra 2, si rompe la maniglia e parte di nuovo lo sportello. Allora a quel punto ho dovuto abbassare il finestrino, mettere il braccio fuori. Infatti il mio pilota gli ho detto: mi raccomando, non andare troppo vicino ai rail, che già la situazione è compromessa, altrimenti qua è un disastro. Allora arriviamo a un bivio dove c'era tanto pubblico. E c'era anche mia madre. E mia madre mi vede e dice: ma sicuramente a Stefano le ha fatto male la macchina, perché io ero col braccio fuori, il finestrino abbassato. Ma questo, infatti, è stato, ecco, questo è stato il mio esordio. Tra l'altro, la notturna, diciamo, le quattro prove del sabato, avevamo fatto bei tempi. Poi la mattina seguente, la prima prova, avevamo rotto il segnale. Comunque è stato un rally nel rally per me, per la soddisfazione, per crederci, per tante cose. Ecco, questo è stato il mio esordio. Che macchina eri? Saxo N2. Tante avventure con quella macchina. Allora, ancora nei commenti ci scrivono. Nel 1992 sono stato arrestato per una gara clandestina F175, l'anno No, Paolo. io no. Poi Salvatore si scrive: Stefano, hanno visto le mondiali fuori dalla Sardegna? Sì, sono andato nel 2014, l'anno scorso, a vedere il Rally in Spagna. Il RAC, molto bello. Molto. Poi ci dicono: Lucio Mura, grande Ste, un abbraccio. Grande Lucio. Lucio è un amico carissimo di Tony Cairoli. Infatti al Tuscan ci siamo scambiati due chiacchiere grazie a Lucio. Poi ancora nei commenti. Mura Stonino, raccontaci la tua più bella esperienza sul rally su terra, quella che ti ha lasciato quel segno particolare. Su terra, diciamo che io non ho una carriera. Cioè, l'altro giorno c'era Granai, oggi ci sono io, siamo due mondi completamente diversi, sia ben chiaro. Ho poche gare, ora non so, forse una 30, 35, 36, insomma, non tantissime. Però sono gare che comunque ho vissuto in pieno, cioè fatte veramente bene, curate, preparate al massimo. Le gare su terra che ho fatto, che mi hanno lasciato un segno, ti potrei dire l'ultima che ho fatto. La penultima e l'ultima, ti dico la penultima che è il mondiale, perché il mondiale è una gara nella gara, cioè sono 10 gare all'interno di una gara, ok? 10 gare nostre all'interno di una gara. L'ultima che ho fatto è il Tuscan, perché prima gara con un pilota nuovo, feeling immediato, ci siamo divertiti e è uscito fuori un bel risultato. Queste sono le due gare che mi hanno colpito di più sulla terra. Soddisfacente come risultati. Sì, assolutamente. È entrato anche Paolo Diana. Ciao Ciao Paolo. Paolo. Allora, poi Figurati. Dore. Carta, ma è vero che sei diventato amico di Ogé? Diciamo che lui è una persona molto disponibile e quando viene a fare i test in Sardegna premondiale, vado sempre a vederli. Capita di scambiare due gesti perché due parole è impossibile, non ci capiamo. Quindi a gesti riusciamo a. Un giorno avevo fatto un video con lui, ma non siamo amici per niente, assolutamente. Diana scrive: ciao ragazzi, grande Stefano. Grande Paolo, grazie. Poi il rally più bello che ho partecipato in generale, oltre che gli altri due rally.
Rally più bello, se mettiamo insieme le caratteristiche di gara, feeling col pilota, proprio sentirti un'unica cosa sola in macchina, potrebbe essere il Rally del Vermentino con la Mitsubishi che avevamo fatto terzi assoluti con Stefano Marrone. È stato una gara sempre in crescendo e con la tensione giusta sino all'ultimo chilometro dell'ultima prova. E poi abbiamo festeggiato sino all'indomani. Tu pensa se avessimo vinto quella gara? Non me lo voglio immaginare. Una settimana dopo. Poi, qual è il rally a cui vorresti partecipare? Guarda, i rally a cui vorrei partecipare sono due. Uno è quello per eccezione, per eccellenza, che potrebbe essere, cioè è la Finlandia, secondo me, che è la patria di rallisti. E poi non ti nascondo che mi piacerebbe fare Spagna, perché, però con questa conformazione, solo per capire che livello tecnico c'è in questa gara, perché fai asfalto e terra, quindi cambiano i tempi, cambiano una marea di cose. Ecco, quindi sarebbe una gara bella da fare. Non penso che Come rimanga questo format, però. Come, scusami? il vecchio Sanremo, un Come il giorno vecchio era la terra, un Sanremo. giorno era Come il vecchio Sanremo, esatto. Esatto. ancora nei commenti. Raccontaci la tua scalata d'Andalò con il buon Melis. Allora, Giacomo è un amico, con lui ho fatto anche un rally in Toscana, rally colline metallifere su asfalto con la 600 kit. Allora, con Giacomo ci conosciamo da tanto e forse un giorno prima della gara di Tandalò decidiamo di correre. Macchina con conformazione asfalto, gomme da terra e si parte. Aveva un po' di problemi al cambio. Quindi una gara presa con tranquillità, con la scalata di Tandalò, ti spiego, una gara sperimentale che adesso è diventata anche campionato italiano. È una gara che fai un tratto cronometrato di circa 5 km e lo ripeti per 5 volte. Quindi, insomma, abbastanza tranquilla, ecco. L'unica nota stonata è che il sabato abbiamo fatto la salita di prova, una sorta di shakedown. Il sabato sera la cena offerta dalla famiglia, perché questo con lo scalate è un memorial per un ragazzo di Budusò. Dopo la cena c'era purtroppo la festa dei diciottenni in paese. Quindi noi decidiamo di andare alla festa dei diciottenni. È stato un disastro perché la serietà proprio lì non c'è stata in quella gara. Alle 5 e mezza rientriamo nell'appartamento, ci facciamo la doccia, alle 8 eravamo in prova, quindi condizioni, eravamo stanchi. E niente, mi Immagino. dice, guarda, ora mi ha detto, io sento un problema alla seconda, gli ho detto, guarda, se si deve rompere il cambio, speriamo vicino al baretto, così ci mangiamo il panino, la birretta. Facciamo la salita e il cambio ci abbandonò davanti al baretto. Restammo tutto il giorno Fortuna lì. nella fortuna. È stata la gara, una gara sperimentale, ecco, anche questa, quindi bella. Ci scrivono nei commenti l'arrivo in partenza con le parrocchie. Allora, noi non siamo professionisti. La gara la prepariamo, cioè, sia ben chiaro, quando siamo in prova, quando facciamo rally importanti, la testa ce l'abbiamo sulle spalle, sia ben chiaro, ci mancherebbe. Certo che un po' di goliardia non ci manca mai, quindi a volte arriviamo con la parrucca, a volte non arriviamo, quindi niente parrucca, capita anche quello. Allora, siccome abbiamo parlato che hai guidato la macchina per diventare navigatore, ne abbiamo mai guidato in un rally o lo vorresti fare? No, ho provato a guidarla in un test, ma era una macchina, una N3. Sì, lo vorrei fare, ti dico la verità, però
so che per me sarebbe complicato, cioè questo lo devo dire, perché quando non c'è l'idroguida, cioè che ti aiuta comunque, o le cambiate, quindi dovrei trovare una macchina che abbia un cambio adatto anche per me, quindi sicuramente un sequenziale, perché ravvicinato farei un disastro. Mi piacerebbe, in teoria ho avuto l'idea l'anno scorso di passare a licenza, di prendere la licenza di conduttore, ma non è andata in porto perché volevo fare la salita di Alghero su asfalto. Sai, lì, bene o male, ti prendi una vagonata di secondi, però sei tranquillo, sei in strada libera, senza birillate, quindi senza grandi movimenti di volante. Un domani lo farò. Però per adesso continuo con la, diciamo, con questo, quello che mi piace fare, che è il navigatore. Poi scrivono Giammario Tani, Tiana, qualcuno deve ancora imparare a rompere i bicchieri di plastica in testa. E hanno fatto credere Andrea De Luna al mio matrimonio che si potevano rompere i bicchieri in plastica in testa. Andrea era super contento, ma in teoria non era un'usanza nostra, ma era solo il momento un po' balordo. Ecco, a proposito, qualcuno prima ho visto che ha scritto che mi sono scordato la gara con Andrea. Allora, ho parlato di gara su terra considerando tutte le tre caratteristiche, perché ho fatto anche tre gare con Andrea De Luna, con la Clio. Con la Verdona, quindi con la Clio Verde, ho fatto due rally Costa Smeralda. Il primo è stato eclatante, perché comunque, ti dico la verità, non mi aspettavo una chiamata da lui. Pesavo 110 kg. Quando mi ha chiamato, gli ho detto, oh, ma hai capito chi sono? Ho detto sì, ci siamo salutati anche a Rally a Nuoro, però gli ho detto sei sicuro? Sì, no, no, assolutamente, mi farebbe piacere. Ok, benissimo, io super gasato, chiamo Stefano. Stefano, lo sai che mi ha chiamato Andrea De Luna? Stefano, dovevamo correre con Stefano col Saxo. Stefano mi dice, amico, fallo, perché deve essere un'esperienza. Io mi arrangio, ho detto, lo trovo un navigatore, non c'è problema. Ok, così è andata. Quindi ci incontriamo il giovedì, scarica la macchina a Olbia e andiamo a fare le ricognizioni. Tra l'altro, tanto ho visto che tu vieni al Mondiale in Sardegna, le prove di quell'anno del Costa Smeralda erano Montelerno e Monti d'Ala. Quindi prove da 23-22 km. Sai, con un pilota nuovo. Abbiamo fatto le ricognizioni con un Mercedes Viano, col cambio automatico. Andrea poi è alla media di circa 30-40 km orari, cioè pianissimo. Ogni curva studiata, due passaggi. Due passaggi. E lì poi siamo partiti in gara. Una gara in crescendo. Mi ha fatto stare subito a mio agio, questo lo devo dire, perché Andrea è proprio un ragazzo d'oro, non è uno che pretende tantissimo, ma solo serietà durante la gara, quindi assolutamente. E niente, quindi abbiamo fatto una gara nella gara, siamo stati davanti a macchinoni. Mi ricordo che abbiamo finito sesti assoluti con una due ruote motrici di circa 35 anni, macchina curatissima, macchina bellissima, curata da Fiorenzo Cerese. Abbiamo fatto sesti assoluti, e questo lo devo dire, con due Kumho consumate dietro e due Pirelli davanti, quindi una gara nella gara. Ti posso dire che comunque alle spalle abbiamo diciamo che Kobe, l'R5, insomma, a fine gara c'era gente di spessore dietro di noi, quindi per me è stata bellissima, ti dico la verità, è stata molto, molto, molto bella, molto bella. Poi con Andrea abbiamo fatto un altro Costa Smeralda, però non l'abbiamo terminato perché abbiamo rotto
Il sabato il semiasse anteriore sinistro, la domenica il semiasse anteriore destro, quindi non è stata una gara fortunata. Fortuna. L'anno scorso, ti dico la verità, bene, abbiamo fatto Rally di Sardana, con Andrea siamo arrivati secondi assoluti, sempre con la Clio, davanti a Marino Gessa, che aveva una Clio Super 1600 che ha fatto un garone, era impossibile raggiungerlo, però belle esperienze, ecco, assolutamente. Preferisci terra o asfalto? Ti posso dire, Rally è terra. Io ho iniziato sull'asfalto e per me era, sai, asfalto, velocità, traiettorie, ma il Rally è su terra, cioè lì vedi proprio i riflessi, le sensazioni che ti dà la terra non... sono diverse, molto diverse da quelle che ti può dare l'asfalto. Comunque, quando c'è da correre, asfalto o terra, si corre. Passione. Sì. Scrivono nei commenti: Maniero Stefano, tanta stima per questo navigatore, un grande sia come sportivo come personale, ed è anche un buon guastaiolo, che auto accessibile a tutti preferiresti. Non ho capito l'ultima parte, perdonami. Guastaiolo, che auto accessibile a tutti preferisci. Non ho grandi preferenze, mettiamola così. Comunque, grazie Stefano. Grazie. Poi Davide scrive: viva gli alcol porno realisti. Francesco l'altra volta ha fatto, li ha citati e siamo un bel gruppetto e siamo tanti. Forse nella diretta saranno l'80% fatta da dei partecipanti dal gruppo nostro su WhatsApp. Ciao a tutti. Poi ci scrivono: grande Stefano, aspettavo parlassi di quella gara con De Luna. O De Quella Luna. è stata una gara bellissima. Sì. Per commenti ci fanno notare che questa diretta è più seguita che quella con Granai. Non fate paragoni, perché non ci sono paragoni, sia ben chiaro. Poi si scrivono ancora: Dore.carta, novità sul corso dei navigatori? Ce ne parli un po'? Allora, ti spiego. Io faccio parte dell'organizzazione di un corso navigatori che è nato come memorial per un navigatore sardo, Alberto Ganau. Alberto, penso che sia l'unico trapiantato di cuore ad aver partecipato a un rally. Lui era molto appassionato, faceva navigatore, poi ha avuto dei problemi, è stato trapiantato e ha partecipato anche a dei... È un suo sogno fare un corso navigatori e l'abbiamo esaudito con Nicola dell'RT Sardinia, con Cenzo Ledda, che è il presidente del mio team. È stato quest'anno, doveva essere il settimo anno, però purtroppo era, diciamo, programmato per la seconda settimana di marzo, ma insomma è andato come è andata tutta la situazione, ed è stato rimandato perché quest'anno è il memoriale sempre per Alberto Ganau, ma il corso veniva dedicato anche ad Attilio Bettega. Doveva venire Alessandro, il figlio. Il corso è sempre, diciamo, come relatore c'è Carlo Cassina, che conoscerai sicuramente benissimo, il tuo, diciamo, paesano, tra virgolette. Lui di dove Il è Carlo? Della zona? preciso non lo so. Non lo sai. Comunque, Ci sono. toscano puro, dai, diciamo così. È un grande oratore, si fa ascoltare. Niente, ti invito a partecipare a questo corso. Se ti fa piacere e riesci a venire in Sardegna, vedrai che non te ne pentirai. Sono 3 giorni fatti per piloti e navigatori, c'è teoria, c'è pratica, c'è un rally simulato, quindi tanta roba. Tutto ben organizzato. Sì. Poi Nicola dice: Strese è un grande dentro e fuori dalla macchina. Grande, sono grande. Dentro o fuori? Dentro a volte non ci sto. Grazie, Nicola. Poi ci dicono: come ti saresti visto una carriera da navigatore professionista? Ehi,
Queste domande importanti. No. Allora, ti spiego. Io quando ho iniziato con ho tanta passione per questo ruolo, e lo rispetto tantissimo. Ti confesso, forse non l'ho detto mai a nessuno, che a un certo punto ho pensato che era arrivato il momento magari di forzare un pochino, di provare a fare qualcosa fuori dalla Sardegna, però non è semplice. Infatti io mi ritengo fortunato ad aver conosciuto dei piloti o aver fatto anche delle gare, qualche gara fuori, perché è veramente complicato per noi della Sardegna avere i contatti, soprattutto spostarci per fare una gara. Cioè io per il Tuscan sono partito il martedì. Sono rientrato il lunedì. Siamo comuni mortali, bisogna lavorare, ed è complicato. Perché ti dico, io ho fatto tre finali del Rally Italia Talent. La prima finale eravamo io, Pietro Metto, Damiano De Tommaso, cioè, per capirci, non dico che per loro sia più semplice, anzi, forse hai visto dove sono arrivati anche Fabio Andolfi, anche con lui ho fatto la finale. Però per noi è veramente complicato. Ti puoi impegnare quanto vuoi, ma è complicato perché in Sardegna abbiamo tanti navigatori molto, molto bravi. Cioè, io sono proprio tre gradini sotto di loro. Abbiamo gente che comunque ha corso e corre sempre fuori, come Claudio Mele, Marco De Montis, Fabio Salis. Sono persone che corrono spesso fuori, però non si riesce a fare il salto. Ma poi detto tra noi, non è negli ultimi 10 anni, 15, carriera da navigatore, cioè non esiste più praticamente. Cioè, prima c'erano tante squadre che comunque ora sono pochissimi che corrono anche per il titolo. Hai visto anche tu nel campionato italiano com'è? C'è Andrea Corugnola, per esempio, che è un amico, lo saluto, deve sempre fare salti mortali per trovare budget per concludere poi il campionato. Cioè, è complicato, è molto complicato, ecco. Se c'è il talento, purtroppo manca la storia alcune volte. Ti devo dire anche questo. Io quando corro il mio contributo lo do. A parte che io per la mia patente, che sono la licenza H, l'iscrizione si paga al metà, al 50% di un rally. Però l'altro 50%, cioè io pago sempre l'iscrizione. Ma non perché, tra l'altro con soldi di sponsor, di amici che mi aiutano, e sia ben chiaro che è un gioco, quindi non è che mi posso rovinare o diciamo, le finanze di casa non si toccano, altrimenti è un disastro, anche in casa. Ho sempre provato a fare questo, però mi dispiace se qualcuno pensa di trovare navigatori e lo prendi solo perché magari ti paga la gara, perché può capitare anche questo. Magari c'è qualcuno che paga il noleggio, però poi come navigatore hai un manichino che non sa neanche cosa sta facendo. Cioè, per me quello non è rally, non è divertirsi, non è partecipare a una competizione insieme. Ecco. Questo è importante. Poi riprendo la domanda di Stefano Marrone. Ricordaci tutti i tuoi crash in gara. Tutti E ricordami, ricordati. i tuoi crash in gara. Con Stefano. Rally del Vermentino. Non tagliare. Taglia. Banchettone in cemento. Stallonato. Dopo 1 chilometro la ruota non ha retto più e siamo finiti in un muro a secco. Altro crash è Rally Costa Smeralda 2017. Abbiamo avuto un brutto incidente. Abbiamo preso una sugheretta e la macchina cioè, era proprio quasi distrutta nella parte posteriore, quindi non potevamo neanche spostarla, è rimasta in mezzo alla strada. È sempre nel 2016, no, nel 2016, scusami, gara premio.
grazie al padre, quindi a Francesco e a Terenzo Testoni della Pirelli. Gara con la 208 T16 R5, prima gara in R5, tutte e due gasatissimi. Purtroppo siamo usciti di strada, abbiamo fatto 50 metri marcia indietro, non sapevamo neanche dove stavamo andando, cioè la macchina è andata via, scivolata. Anche lì è stato un brutto incidente, ma non più per il colpo, ma perché comunque abbiamo bloccato la prova sai, non è bellissimo bloccare le prove di una gara. Però chi corre può capitare. Questo è. Poi altri incidenti con Stefano così importanti, dai, siamo stati abbastanza fortunati se la guardiamo dal lato positivo, eh. Poi, visto che abbiamo parlato di incidenti, in generale nella tua carriera, qual è stato il più brutto che avete fatto? Il più brutto, non per danni, perché grazie a Dio, ecco, faccio una premessa. È vero quando ci dicono che noi dobbiamo correre. Sì, allora guarda, scusami, poi te lo dico questo. L'incidente non bellissimo è stato al Terra Sarda, bravo Nicola che lo scrive, con Saxo, con Stefano. Partiamo gasatissimi. Prima prova, a un certo punto un destra 1 e io vedo a Stefano in terza piana che andava a scalare, lui frenava, ma la macchina non frenava, andava a vuoto il freno e quindi ci siamo sbattuti a una macchina parcheggiata di un ragazzo. Era una Seat Ibiza, è diventato un 127, però cioè, siamo stati rapidi, dai. Non ci siamo fatti niente per fortuna, quindi è andata molto bene. Ti dicevo, riguardo l'incidente più brutto, è importante preparare anche l'abitacolo della macchina, perché se tu non stai in un sedile a tuo agio, comunque con le giuste dimensioni, o ci balli o è troppo stretto, ti fai malissimo. Io ho avuto la fortuna di riempire sempre i sedili, mai standoci molto stretto, quindi giusti. È stato il caso del Rally Italia Sardegna, il mondiale l'anno scorso, il WRC, abbiamo capottato con la Skoda Fabia, non ci siamo fatti niente, quindi quello per me è stata la mia prima capottata dopo 10 anni di Rally, ci sta. L'importante, guarda, è vero, è un rally che si corre veramente in sicurezza. Se uno sta attento e cura tutti i dettagli, la fortuna ti deve aiutare, però se curi tutti i dettagli ti viene un attimino sempre a tuo favore. Questo è importante. Sì. Visto che abbiamo parlato di Stefano Marrone, puoi descriverci il tuo rapporto con lui? Rapporto con Stefano. È vero, se c'è feeling dentro la macchina si crea un rapporto fraterno, perché ci si deve anche trovare, secondo me. Però con Stefano è stato proprio un rapporto particolare. Pensa tu che lui è stato mio testimone di nozze e io dopo 2 mesi suo testimone di nozze, quindi è un rapporto che va oltre la gara, oltre tutto, ecco, è una persona di famiglia e io lo sono per loro. Poi, visto che hai nominato l'Italia Sardegna, come è stato parteciparci? Devo essere sincero, sono molto fortunato. Ringrazio a Pablo che mi ha chiesto appunto di correre con lui, Pablo Bioghini. È stato bellissimo. La gara non te lo posso dire perché ho fatto pochissime prove. Abbiamo fatto la prova spettacolo di Iti Arena, poi abbiamo fatto Castelsardo e poi sulla Tergosilo abbiamo fatto qualche giro sullo shakedown e poi Tergosilo abbiamo capotato. Quindi i ritirati purtroppo la macchina no, non era più possibile ripararla. È stato bello prepararlo perché lì fai quello che fanno tutti anche i professionisti, perlomeno cerchi, lì non hai molte
molte vie d'uscita. Devi fare quello perché hai tutti gli orari prestabiliti per ritirare il radar, per ritirare il GPS per le ricognizioni, hai gli orari delle ricognizioni, hai la velocità controllata nelle ricognizioni, hai massimo tot passaggi. È molto bello preparare una gara come il mondiale, dai documenti a prepararla, farti il piano ricognizioni, collaborare con l'assistenza. Quest'anno ho avuto la fortuna di correre con Pia Racing, il direttore del loro sportivo è Matteo Botaccini, ci siamo trovati benissimo, abbiamo collaborato, ci scambiavamo le informazioni. Guarda, è stata veramente una bella esperienza. Ti dico che quest'anno la dovevamo ripetere, ma non si sa Speriamo che lo come faccia. andrà la situazione. Sì. Poi in chat c'è scritto Francesco Fresu: quanto sono state utili le tante battaglie con la N2? Questa è una bella domanda, ma non è una domanda, è un'affermazione. Correre con l'N2. Quando riesci a portarla, non dico al limite, comunque correre forte, allora puoi passare a un'altra categoria di macchina. L'N2 è veramente una classe, perlomeno ai tempi, 10 anni fa, 8 anni fa, anche in Sardegna, che si faceva anche qualche gara in più. In classe eravamo sempre 7, 8. Ci scontravamo tutti, però guarda, sono stati degli anni veramente belli. Un allenamento eccezionale, soprattutto per il pilota, assolutamente. Scrive in chat autore.carta cosa non deve mancare ad un navigatore? Una mano. No, scherzo. Cosa non deve mancare? In gara. Materialmente non ti deve mancare il quaderno note, la matita, la gomma e il cronometro, soprattutto l'orologio per controllare l'orario. A livello, diciamo, di emozioni, insomma, devi essere molto, per me, per come vedo io, il navigatore. Deve essere molto grintoso, cioè devi dare sostegno al pilota nei momenti che vedi il pilota un po' giù, devi calmarlo quando è troppo eccitato, insomma, devi essere deciso in quello che fai, ecco. Questo è importante. Nel post gara non deve mancare la birra. Sì. Beh, oh, ragazzi. È Dopo la giusto, è gara, giusto. tutti amici, e ci si beve una birretta. Questo In gara sempre. rivali, post gara amici. Esatto, assolutamente sì. Si scrivono Igor PCC. Io non capisco perché ridono tutti. Igor. Igor è un amico che anche lui ha corso in N2. Tra l'altro mi ha fatto il camera car uno dei più belli che ho, quindi grazie Igor. Poi ha scritto anche birra calda. No, birra calda non esiste, ragazzi. Non fresca, deve essere almeno pochi gradi. Poi Saraga 25. Qual è la gara che ti ha dato più soddisfazione e che ti ha fatto diventare divertire di più e perché? Vamo sulla risposta che prima. Sì, la gara che. Dai, due gare, una in particolare, quella del Vermentino del terzo assoluto. E poi ti dico la verità: io a ogni gara mi sono divertito. Questo te lo dico. Quindi, a ogni gara mi sono divertito perché ho avuto la fortuna di correre sempre con amici. Cioè, che poi veramente, anche se. Magari la prima gara, tipo con Andrea De Luna, non ci conoscevamo, ma siamo diventati subito una cosa sola in macchina, quindi siamo diventati amici, poi in seguito, quindi ho avuto sempre la fortuna con Maurizio Puget, ho fatto il Balcone delle Marche,
Cioè, è sempre stato. Sono stato fortunato a trovare piloti anche cordiali e disponibili e subito pronti a legarsi subito pronti, diciamo, a legare, a formare equipaggio, ecco. È importante, Okay. Ti puoi raccontare la tua esperienza al Tuscan e poi ti piacerebbe riparteciparci? eh? Allora, l'esperienza al Tuscan, ti dico bellissima, perché hai visto, quest'anno abbiamo corso tutti insieme. C'era CIRT, c'era CIR, c'era lo storico. Per un appassionato di rally, vedere tutte quelle macchine tutte insieme sicuramente è stato bellissimo. Il Tuscan molto bene. L'unica cosa è che forse per essere la prima volta che hanno fatto questo format, li ho visti un attimino, c'era un po' di casino in assistenza, ecco. Però le prove, che ti devo dire, le prove erano bellissime. Sono prove completamente differenti dalle nostre. Sono prove molto più pulite, sono molto veloci. Questa te la devo dire, la Torrenieri è una prova velocissima. Sì, mi piacerebbe rifarlo. Spero al prossimo anno, perché io penso che quest'anno sarà un attimino tutto un'incognita, però al prossimo anno si spera di Diciamo rifarlo. È che il stata ciò una. per Fusca li voglio fare per forza. Speriamo. Meno ci occuperà più tutto, dicono. Perché è di rito, dicono ormai. Poi ho letto Guarda, il adesso è tutto un dire, sinceramente, perché io, San Tommaso, finché non vedo e tocco, non credo, quindi vediamo un po'. No, ma fa bene oggi giorno. Niente programmi senza. Senza avere veramente qualcosa in mano. Sì. Poi ti scrivono Maniero.Stefano, secondo te chi è l'equipaggio migliore più forte in Sardegna oltre a me e a Maurizio ovviamente? Grande. Guarda, io non sono per fare classifiche, ti posso dire che come navigatori importanti, che prima ho tralasciato anche uno che non corre mai fuori, ma quando corre lo fa a livelli alti, perché uno degli ultimi rally che ha fatto fuori è stato il Finlandia, Carlo Pisano. Pisano. Ti posso dire che ci sono anche piloti importanti che purtroppo, non avendo grossi budget, non si riesce a mettere in risalto. Sempre tornando al discorso della Sardegna, che siamo un po' dietro, Si perché riesce a sfondare. piloti c'è Marino Gessa, c'è Mannu, c'è la famiglia Marrone, c'è Giorgio Deiana. Giorgio è un ragazzo che ha fatto il Tuscan, ora non ricordo, forse l'anno scorso. Giorgio è fortissimo. Cioè, ci sono tanti piloti molto molto bravi. E il problema è che intanto è difficile uscire dalla Sardegna. E se esci ci vuole un botto di soldi. Quindi cosa fai? Ti fai una gara all'anno. Ma in una gara ogni sport ti devi allenare. Quindi più gare fai e più. Cioè, ragazzi, io mi ricordo KK, navigatore, soprannome era KK. Ci incontrammo una gara qua in Sardegna e gli ho detto: quante gare hai fatto quest'anno? Quest'anno ho 30. 30. 30 non l'ho fatto neanche in 10 anni. Cioè, mi capisci? È Sì, il complicato, vantaggio di complicato. Quindi stare. un pilota forte qua in Sardegna, se non si allena. Allenando vuol dire se non partecipi a tante gare. Difficile. Molto difficile. Molto. Quindi non so, speriamo. Non sarebbe male che magari l'ACI Sardegna ci desse un sostegno, un aiuto per uscire fuori dalla Sardegna a correre. Non sarebbe male. Perché no? Comunque anche noi facciamo parte dell'Italia. Se Sì, magari quello sì. ci aiutassero negli spostamenti sarebbe meno gravoso per i piloti. Perché ti parlo da navigatore, io faccio due, mi pago la nave, pago l'iscrizione, vitto, alloggio. Io sono un po' importante sul vitto. Però per un pilota, ragazzi, ti paghi la nave, ti paghi l'assistenza, ti paghi il noleggio, la benedetta franchigia la devi mettere in conto. Come si fa?
È complicatissimo. Sardegna è bella ma è distante. Poi ci dicono anche, visto collego a questa risposta qui, cosa pensi del sempre più basso numero di anni in Sardegna? Quale potrebbe essere una valida soluzione? Non ho mai fatto parte di un organizzatore di un rally, ma sono amico dei ragazzi che preparano il rally del Vermentino e so quanto è gravosa una gara così a livello finanziario e so quanto è difficile recuperare budget anche a livello regionale o comunque statale. Quindi il problema è sicuramente finanziario. Può essere anche a livello organizzativo, che magari c'è qualcuno che riesce a organizzare meglio e qualcuno no, quindi forse è meglio che i rally vengano organizzati da chi, oppure chi Modo. vuole organizzare chiama qualcuno di competenza. Allora, forse ritorniamo ai vecchi tempi. Speriamo. Comunque penso che sia anche un problema finanziario a livello generale. Questo è da dire. Non è calcio che è seguito da tutti. Abbiamo scelto uno sport sbagliato. Sono Diverso. molto più belle, ma sbagliato. Esatto. Allora, quando mentre stavi sparando via ci dicono Maniero, bravo Stefano, speravo parlassi proprio di questi piloti che meritano tantissimo, ma non possono purtroppo. Poi ci scrivono Alessandro Frau, bravissimo, grande Stefano, bravissimo, e poi anche che serio che sei, non credetegli. Questa è mia moglie, L.E. è mia moglie. Oggi scrivono Adriano S93. Ciao amico, vogliamo la replica del corso navigatore 2015 con il mitico amico Agius. C'era anche un amico, Tommaso Budruni, con noi, che era peggio di quello di Agius. Comunque lo rifaremo, promesso. Poi ci scrivono ancora. Raccontaci delle diete, dell'attività sportiva in preparazione a rally. Questa è sempre mia moglie, perché io quando ho un rally, Francesco ora scrive, io quando ho un rally, secondo la mia teoria, vado a correre, ma 5 giorni prima, cioè sia ben chiaro, vado a correre Che troppo. il lunedì con un entusiasmo clamoroso, cioè già pensando, il martedì mi fanno male. Ho i dolori e non vado più a correre, quindi corro un giorno, però sai, è quel che magari mi fa. In effetti, la dieta è un disastro. Io sono un mangione, ho provato a fare la dieta, ho perso un bel po' di chili tempo fa. Forse la rifarò in un'altra vita, non in questa, quindi vediamo un po'. Inizierò di no, ma posso morire, no, posso morire ancora. Poi Esatto. ci dice Fresco, ci risponde: va bene, ha dato che ha puntualizzato sulla mia dieta. Sì, poco rancoroso, Francesco Friso. Gabriele Giua, dopo me, che abbiamo la riunione a San Michele. Gabri, dai. Ci mancano anche quei tempi. Gabriele è un amico di Padru. Abbiamo fatto una festa di comitato quest'ultimo periodo. Siamo stati anche fortunati perché è stato l'anno prima di questo brutto periodo, quindi molto bene. Poi, Maniero Stefano, se fosse nel mondiale potesse essere Daniele Lera. Non mi piace il pastis, però con le birrette mi ha dato. Daniele è più pastis, è più impegnativo. Vai. Qual è il pilota con cui ti trovi meglio? Come ho detto prima, i piloti con cui ho corso veramente non posso fare distinzioni. Mi trovo bene con tutti quelli che ho corso fino adesso. Quale pensi possa essere un tuo punto migliorabile? Ragazzi, i punti migliorabili sono tutti, perché in questo sport non si finisce mai di imparare. Io dico la verità, ogni gara mi appunto qualcosa che imparo in quella gara e cerco di riproporla nell'altra. I miei punti migliorabili
tutti. C'è sempre da migliorare, sempre. Io sono sempre alla ricerca della la perfezione, non la troverò mai. Però di non dimenticare niente nella preparazione della gara e durante. E soprattutto mi collego a un discorso che aveva fatto Francesco nella diretta sua. È importante conoscere i regolamenti. Questo sì. Questo è un punto migliorabile per tutti, secondo me. Prima di correre, prima di iniziare il campionato, scaricare il regolamento, studiare, prendere appunti, perché poi nelle gare c'è sempre l'imprevisto, quindi bisogna sempre stare pronti e l'imprevisto capita sempre quando hai 2 minuti, cioè poco tempo, devi risolvere tutto in poco tempo, quindi è giusto sapere i regolamenti, questo è importante. Ci scrivono nei commenti: perché non hai mai corso con Katango? Oh, lo stiamo facendo a pezzi, eh. Allora, farò una gara con Katango, una gara sperimentale, magari un test vorrei partecipare. Katango è un amico di siniscola, Giovanni, però adesso non sta più correndo, speriamo che riprenda al più presto, perché è uno che si diverte veramente, cioè quelli amici anche in gara, non amici, nemici in gara e poi amici, 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 sempre amici, non fa distinzioni. Poi, ancora nel commento, Manero Stefano, ma me la concederai un giorno una gara assieme? Perché no, certo, assolutamente. Mi farebbe piacere. Questo è poco ma sicuro. Poi, scrive ancora Elena, prendere appunti, fare ricognizione nel bar che trovi in prova. No, non è nei bar che trovo in prova, è perché io dopo che faccio la ricognizione mi devo fermare in un bar per fare le correzioni delle notte, allora in quel momento mi bevo una birretta, niente di che. Poi Dore Carta, col test l'ho fatto io, ti ringrazio ancora. Sì, avevo creato l'equipaggio Sanna Carta a un test, sono contento per Tore. Tore è un super appassionato. Era giusto. Tore farà delle gare, non sono sicuro. Poi Johnny Andis, è vero che ci sei tu dietro l'omicidio di Saddam Hussein? No, Kennedy. Saddam era troppo Kennedy, più dei nostri, dai. Giovanni, ma ti dico, si ricomincia un trash, se no ti scade il tempo, è successo l'altro giorno, perché siamo già a 58 minuti. Ok. Ti rinvito e si finisce le ultime domande. Nel okay. caso voglio continuare a farne, altre meno avevo tempo per sicurezza. Quindi cosa fai? Chiudi e poi riavvii? Chiudo e riapro un'altra, perché Instagram ti blocca un'ora, come è successo l'altro giorno con Francesco. Ok. Vai. Riapro subito. Sì. Rieccoci. Aspettiamo nuovo Stefano, che rientri. Eccolo. Sì, vai, rieccoci. Sì. Mi spiace far così, solo che ti stanno a tirare nulla tutto, se no. Sì, sì, no, no, non ti preoccupare. Capisco, chissà, ho visto anche con Francesco l'altro giorno, è successo. Sì, l'altro giorno siamo a Ponte Rotto, infatti ho preso 2 minuti prima apposta, senza un ostacolo diretto brutto. Allora, eravamo rimasti, la domanda, qual è la tua rally preferita sulla quale hai gareggiato? Ti posso dire nel tempo, perché quando correvamo in Saxo, per me l'auto con la quale io dovevo partecipare era il Mitsubishi Evo 9 di Francesco Marrone, macchina storica nel mondiale in Sardegna. Ok, raggiunto l'obiettivo, R5, in teoria Super 2000. Mi mancava la Super 1600,
però problema. Mi chiedono di navigare un rally su in Piemonte. Dovevo fare il rally con Alessandro Canalis, un altro forte pilota sardo, con la Clio Super 1600. Però pochi giorni prima della telefonata mi avevano ritirato la patente, quindi non ho potuto partecipare. E questo è un qualcosa che mi ha sempre. Il Super 1600 deve essere una bella macchina. Comunque, da lì l'R5 è testata, quindi con Stefano il 208. Poi ti posso dire che è una bellissima macchina con la quale volevo sempre fare un rally per la storia. Tu l'avrai vista tantissime volte nei rally che vai a seguire, la Clio FA7. Quindi, prima volta l'ho provata su terra, però dicevo. Cioè non parteciperò mai a una gara su asfalto, invece è andata bene anche l'anno scorso. Su asfalto è veramente una macchina incredibile. E poi per ultimo è stata l'R5, la Skoda, che mi ha veramente colpito. È una macchina di ultima generazione, una macchina da rally, quindi è stato bello partecipare. Ho avuto la fortuna, insomma, di correre con queste auto. Ok, allora nel commento visto che ci hanno scritto ancora, a quando è testa a Padru? Allora, Padru fa per tanto tempo. Sto leggendo i commenti di Giovanni, che è un personaggio. A Padru, per diversi anni, abbiamo fatto dei test su asfalto. Ultimamente abbiamo un attimino bloccato perché diciamo che la tendenza delle gare in Sardegna si è spostata un po' alla terra, quindi era complicato trovare anche auto con assetto asfalto, cioè, oppure ci chiedevano più test su terra. In teoria ti risponderei che se riaprono i battenti e ci riportano un attimino alla vita normale, sarà la prima cosa che organizzerò. Questo l'ho pensato proprio questi giorni. Speriamo. Speriamo al più Piano piano presto. possibile anche riapro. Sì. Poi ci scrive Federico Isacchi: che gara vorresti correre fuori la Sardegna? Abbiamo già risposto alla Sì, Finlandia, Spagna, Chicco, te lo dico anche a te. Igor PCC: secondo me è una tattica per far sparire le Johnny. Sa Oh. toccare la live. Sì. È rientrato. Poi ho scritto: poi quanti milioni di abitanti fa Padru Tenente? John ha scritto. Supereremo Arzachena nel prossimo decennio. Ti basta, Giovanni. Altro non ti posso dire. Poi ci scrive Paolo Diana: avete dei problemi legati al fatto di abitare in Sardegna, ma la cosa non ve la toglie nessuno, la passione per quello che fate, e oltre all'accoglienza avete un dono innato e le gare le fa a fare un gruppo. Paolo, sì, Paolo ha ragione. Noi facciamo gruppo però con persone che fanno gruppo. Quindi Paolo è uno che fa gruppo, uno che si fa voler bene. Quindi con tutte queste persone quando uno è disponibile e ci rispetta, noi siamo un popolo, forse anche troppo a volte. Questo è da dire. Però grazie a Paolo. Speriamo di rivederci qua al più presto con Paolo. Quando sono venuto a Sardegna, infatti, avete un'accoglienza da invidiabile anche Guarda, le persone. anche in Toscana non siete dietro, e questo te lo posso assicurare. Siamo un po' Beh, simili, dipende tu, secondo me. purtroppo. Dipende dalla zona, dici? Sì, perché Ah, ci sono ok. molti punti dove buttano i chiodi in strada proprio per non far passare rally, invece punti che fanno proprio tutto per far passare rally. Purtroppo, non a Quello. tutti i rally. Ragazzi, anche noi qua in Sardegna ci sono stati prima del mondiale delle situazioni dove gli ambientalisti si sono un attimino rivoltati, però dai. Ciò che dico sempre io, passa una volta all'anno, diamo noia quell'attimo che passo, c'è cioè un'oretta o due, dipende quante macchine, non rompete per quel tot di ore, e poi dopo andate a fare quello che vi pare. Se non vi capa, andate via alla prova, andate a fare un giro. Esatto, Quello che esatto. dico sempre.
Assolutamente, sono d'accordo con te. Sono d'accordo tipo con te. Quest'anno sono andato giù a Roma per anche capitale, proprio in prova perché c'erano molti che avevano forato, fa Cucrugnola anche. Sì. C'è la popola, la gente che nel luogo dice vai, buttano anche chiodi apposta in quella popola lì perché non vogliono perché passi i rally. Così non ha senso, metti in pericolo le persone, i piloti, il navigatore, metti in pericolo il pubblico e poi rischi di fare danni gravi. Quello che non voglio capire. Non penso sia gente qualificabile quella. Secondo poi, me. Scrivono tutti i grandi di Anna sotto. Michelin, Pirelli o Maragoni? Io sono Pirelli. Quello anch'io. Poi Davide Paolino, uno di noi. Paolino, di noi sì. Elena, non vuole dirlo, ma vorrebbe un gatto. Qualcuno che ne regala uno? Queste domande tecniche su Rilli sono molto, molto toccanti. Non azzardati per regalare gatti, sia ben chiaro. Ne ho quattro io. Tieniti, gestiscili, guarda, veramente. No. Poi, Federico Isacchi, dovresti venire nel corso navigatori. Visto, io non te l'ho so già fatto. Da me, ma se è finito a me, ci faccio un pensierino quest'anno. Hai visto? In caso lo faccio. Ti fanno tutti l'invito. Poi Sara H25, perché in ogni angolo della Toscana trovi un sardo? No, allora, in poche parole dice, siete ospitali perché in ogni angolo della Toscana c'è un sardo. In effetti è vero, tanta parte, cioè tanta Sardegna c'è in Toscana, è vero, è vero. Poi Paolo Diana ancora, l'unica pecca è che tutte le volte mi mancano i miei ricordi la tappa del Belvedere. Ma sai Paolo che quelli mancano un po' a tutti? Ti dico la verità, arrivi un certo... Io ho sempre uno standard, dopo l'una, stop, te lo ricordi. Quindi sicuramente è belli comunque, perché mi sveglio felice. Poi ci scrive Murastonino, come vedresti la Virozzola ad un terzo tempo di un rally o un percorso navigatori con noi? Se vieni, preparati, perché... Perfetto. Potresti diventare anche un leader, vediamo un po', ti metteremo alla prova quando vieni, dai. Vai, faccio qui il meno possibile. Fa piacere. Poi Giovanni scrive, i rally mettono in pericolo la natura. Giovanni è un altro navigatore della Sardegna che lui penso che crede negli alieni, perché altrimenti non può essere diversamente. Comunque sta scherzando assolutamente. Poi Alessandro, mitico Belvedere, io ho dei vuoti di quel posto. Ce li abbiamo tutti, te l'ho detto. Anche Alessandro è un altro navigatore fortissimo alla Sardegna. Abbiamo fatto belle situazioni anche con Alessandro, tutte a livello tecnico altissimo. E tornando alle domande che ci avevano fatto, qual è la tua preferita sulla quale non hai mai gareggiato? Guarda, non preferita, ma proprio perché mi manca correre su un'auto, che potrebbe essere questa, la 2, la Super 1600, la VRC. Allora, nella VRC ci sono stato, ma non in una gara, ho fatto un piccolo test. Quindi vorrei fare una gara con queste due auto. Col tempo, chissà. Speriamo. Piano più possibile. Sì. Si sblocca tutto. Abbiamo pazienza, non è un problema. E poi alla Giovanni non fare il solino della situazione, Salvatore. Salvatore non riesce a scrivere perché voleva scrivere Paolini. Comunque non fa niente. Va bene Salvatore, dai. Poi Nicola Tocco, Frau, tu li hai avuti anche sal colline metallifere, scusami. Perché Alessandro ha fatto rallycoline metallifere, forse l'anno scorso, non lo ricordo, con il compare Alessandro Brigaglia. Poi Alessandro Frau, di altissimo livello. Certo, discorsi tecnici sul rally è una cosa incredibile, guarda. Poi, chi è il tuo idolo nel mondo del rally? Che, scusa, non ho sentito. Chi è il tuo idolo nel mondo del rally?
Io sono cresciuto nell'era, diciamo, di Solberg, quindi Primo Rally in Sardegna nel 2004 è partito dal mio paese, la prima prova speciale, quindi per me era, passava lui e aspettavamo Tutto tutti. calciato. Quindi Solberg. Poi, quali sono i tuoi progetti futuri? Adesso ti posso dire a gennaio quali erano i progetti, perché adesso come adesso, sai, la situazione è quella che è, quindi non c'è niente di certo, come si riprende, quando. A gennaio comunque ho accettato la proposta di Cristian Gabarini di fare tutto il campionato CIRT, a parte la gara del mondiale. Dovevamo correre con la sua macchina, la Subaru N4. Purtroppo la situazione è andata così, quindi vedi, quello per me era un obiettivo, fare un campionato italiano. E quest'anno che è riuscito a raggiungerlo è andata così. Però C'è stato dai, un io incognito. sì, ma ci sarà un'altra possibilità. Ecco, dai, cerchiamo di essere Più positivi e ottimisti, sì, assolutamente. Però già arrivare una richiesta è. Avevo accettato, mancava pochissimo per la gara del Vermentino, era già preparata con lui, quindi stavo già preparando i biglietti, la nave e tutto, però è andato così. Pazienza. come ha dimostrato l'Andreucci, non sei mai troppo vecchi per realizzare i propri sogni o per Esatto. correre. Esatto. O Stefano Marone 37 scrive: cerca sponsor che ti faccia girare l'Italia. Ma non andiamo a cercarli insieme perché quindi sia malissimo. Poi ci scrivono anche: aiuto. Conoscete il Rally del Tirreno? Evolution 3 Alex Michalizzi. Ti dico la verità, no, sono sincero, non ho sentito nominare, ma no, non lo conosco, ti dico la verità, mi spiace. Mi informerò. Tutti mi parlano sempre. Poi ci scrivono: navigheresti Molinaro? Non faccio distinzioni, sarebbe un'esperienza, una nuova esperienza, perché no? Poi Johnny scrive: cosa ne pensi dell'entrata delle auto ibride nel Mondiale 2022 e cosa ne pensa della legalizzazione delle droghe leggere? Allora, diciamo che rispondo alla prima, anche perché la seconda io. L'unica cosa che faccio è bere birra, altro non faccio niente. La prima è, ragazzi, l'ibrido non è un qualcosa che si può avvicinare alla parola rally, secondo il mio modestissimo parere. Perché io da quando ero piccolo, quando andavo alle gare, senti, benzina, la devi sentire la benzina. Altrimenti, cioè, il profumo della benzina lo devi sentire. È così, non sarebbe rally, Ma quando fa miscela all'ape o al motorino? dai. Facciamo, no, dai, non scherziamo. Poi io, anche il rally a livello mondiale, VRC, è tutto fatto di promozioni in ottica di vendite di auto nei successivi anni. Quindi, ognuno ti tira l'acqua al proprio mulino, però, se parliamo di in concretezza, cioè dai, non sono d'accordo. Poi ci scrive Gian Dusan: ci rifaremo col Vermentino. Speriamo al più presto. Quest'anno, secondo me, era la gara della gara, come al solito, preparata benissimo. Quindi sono fiducioso. Speriamo al più presto, vai. Poi ci scrivono Nicola Tocco, ci scrive: che ricordi hai del Rally Montalbo? Rally Montalbo, corso nel 2011 con Stefano Marrone, con Saxo N2, avevamo fatto una gara superlativa, ho fatto decimi assoluti, non mi ricordo, o decimo o dodicesimo, ma mi ricorderò sempre la prova che, tra l'altro, è una delle prove più belle su asfalto,
oltre la mitica Pontediana, quella penso che sia per eccellenza, però la prova di Lodè, quella che finiva proprio sotto il paese di Lodè, era un mix di un ritmo, guarda, veramente una bella prova, con a destra terrapieno, a sinistra burrone, senza parapeti, senza guardrail, era tanto ritmo, tanta roba, bello. Quella è stata una, un bel rally il Montalbo, speriamo, vedi, questo è un rally che in Sardegna poi è venuto a mancare, ma non per problemi di organizzazione, per problemi economici, di reperire soldi. Reperire, Purtroppo. sì, purtroppo, quello è un bel rally. Poi ci scrivono anche Johnny, io navigheremo Linaro, poi Evolution 3 Alex Michalizzi, sono la Sicilia, corro anche. Poi Elena, raccontaci del lunedì, dai, dopo i festeggiamenti delle pedane degli altri, parla, non ti chiede nessuno con questa serietà. Allora, abbiamo fatto terzi assoluti. Il problema è che poi abbiamo fatto una notte assurda con tutti gli Notte da nuvole. amici, abbiamo finito di nuovo sulla pedana il lunedì mattina alle 7, di nuovo con due bottiglie, una Ford Focus che usavamo per le ricognizioni, tutti sulla macchina, foto, come se avessimo vinto il Rally Mondiale. Sì. Dai, però l'ho detta con serietà anche questa. In cerca di approvazione. Evolution 3 ancora. Comunque l'unica cosa del rally è sempre puntare gli occhi sulla strada. Beh, assolutamente sì. Confermo. Poi Giando San, quanto ti manca il rally Vermentino, di la verità. Il Vermentino per noi sportivi qua in Sardegna, perlomeno almeno per il mio gruppo, è il rally di casa. Ti dico la verità, puoi arrivare con una N2, puoi arrivare con una R5, siamo tutti allo stesso livello, cioè ti mettono veramente, ti tengono proprio in considerazione, ti fanno sentire importante, è una gara tra amici. Questo organizzata da amici, quindi molto bello. Infatti Paolo le piace tanto questa gara. Tutto questo tempo. Quello. Ma noi lo facciamo dappertutto, sia ben chiaro, è proprio la gara di per sé che ha un clima molto bello La gara di casa. Sì, assolutamente. Io mi sento molto di casa quando c'è la gara del Vermentino. Poi ci dice Evolution 3. Qual è la tua auto storica preferita da rally? Un gruppo B ti potrei parlare dell'S4, è un'auto che ho sempre, sai, è l'auto inarrivabile, ecco, quindi l'S4. Poi andando giù. Johnny scrive 25 amico. Terribile, Giovanni. Poi qual è il tuo sogno nel cassetto? Ma guarda, non ho grandi sogni nel cassetto, perché per come è partita la mia storia nel rally, secondo me ho già fatto tante cose e già raggiunto diversi obiettivi. Quindi sogno nel cassetto, come ti dicevo, partecipare appunto a una gara che sia o in Finlandia o la Spagna. Questo è un qualcosa che non è più che un sogno, è più un obiettivo da raggiungere, ecco, mettiamola così. Sì. Io faccio una domanda che mia. Visto che Acil ti ha parlato di possibilità di fare gare in pista, cosa ne pensi te? Non mi piace. Non piace quest'idea, Cosa ne risponde? però ti posso dire che, allora, se tu me l'avessi chiesto a gennaio, ti direi: senti, non parliamo di cavolate, perché allora in pista si fanno determinati sport, in strada si fa il rally, ok? Macchina rally in Adesso pista e scuola. come adesso, ti posso dire che magari per
riprendere, forse hanno pensato a quest'idea, ma sinceramente non riesco a capire molto il senso, anche per il pubblico, no? Scusami. Ma per te, tu che sei stato qua nella prova di Monti di Alau o Monte Lerno, secondo te ora è più semplice distribuire il pubblico su una prova così o all'interno di un circuito, che soprattutto Una prova così. Sì, le zone pubbliche sono molto corte, molto, molto sono strette. Quindi, ecco, più buone. per me questo è. Sarebbe stata l'altra possibilità di fare senza pubblico, ma magari senza Sì, no, pubblico no, non ha poi io senso. capisco anche chi è proprietario di un team, che ragazzi, tenere a casa i meccanici, lo sviluppo, i noleggi, è un dramma, perché c'è gente che campa anche da questo, questo è da dire. Quindi che si propongano idee così pur di ripartire, nessuno dice niente. Io la penso in questo modo, soprattutto per un problema di mettere in sicurezza il pubblico, che in teoria è quello che ora bisogna. Teoria anche l'equipaggio Sì. sarebbe, beh, poi se stando all'aperto, come dico anch'io, se non all'aperto l'altra rispetti meglio, poi tutti con la mascherina e via, Sì, esatto. non è neanche così difficile mantenere distanze, è quello che non vogliono capire secondo me. Bisogna fare il reset al cervello a qualche persona. Poi Evolution 3 Alex Michalizzi, Andreucci sì che è un campione che come Renato Travaglia. Guarda, ho la fortuna di conoscere molto bene Paolo, perché viene spesso in Sardegna e ho avuto la fortuna di conoscere anche Renato. Renato ha fatto tutte le finali di Rally Italia Talent con lui e poi abbiamo partecipato a diverse gare insieme, una anche a Costa Smeralda e per ultimo il Tuscan, che lui correva con l'R5 Poi quest'anno. ancora Evolution, bravissimo come la Renault 5 GT Turbo, che erano bombe, cosa ne pensi? Eh sì, erano belle macchine. Qua in Sardegna ce ne sono tante di R5 Turbo che partecipano all'Islalom, che è una tipologia motoristica qua in Sardegna molto apprezzata e ci sono diversi partecipanti ogni gara. Poi ancora in su, aiuto. Passando io. Poi allora. Dice bravo. Stradale Nato Rally. Il rally è stradale. Sulle montagne eccetera, ma pista no. Poi Alessandro Frausi, ricordi quando sei venuto a Zechena e bevevi acqua frizzante? Era in quel periodo della dieta famosa, Ale. È stato un breve periodo della mia vita, no? Però, dai, passeggero. Poi, visto che ora hanno aggiunto un nuovo gruppo di auto dell'N4, cosa ne pensi? Guarda, ho visto che comunque hanno costi di gestione molto inferiori alla R5, non sono paragonabili alla R5, ho visto e vedevo che una gara poteva costare tutto compreso intorno ai 6.000, ho visto quando hanno pubblicizzato, no? Sai, le prime gare qua in Italia. Non ha fatto il Secondo cioccolato, magari. me è un. Diciamo che chi vuole fare il passaggio da N4 a R5 potrebbe essere un bel passaggio. Secondo me qualche gara con quella macchina potrebbe essere un buon allenamento. Perché no? Perché no? Evolution 3 scrive ancora, pure qua facciamo anche le salite. In Sicilia siete i re delle salite, quindi ci credo. Sicilia è bello anche il Targa Florio. C'è una bella gara Signorelli. su asfalto, sì. Ancora una bella gara. Non ho avuto ancora la fortuna di andare a vedere. Neanche È io. un obiettivo. Neanche io. Mi piacerebbe vederla. Sono stato in Sicilia, però non amo vedere la gara. Piacerebbe vederla. Deve essere una bella manifestazione. Anche il popolo pubblico e tutto, si vede anche nei Ah, video. sì. Sicuro. Molto seguita Poi il rally lì.
Faccio l'ultima domanda in caso non ne faccio un'altra in chat. Consigli per chi vuole intraprendere questo sport? Consigli dal mio piccolo, posso dire che comunque per chi ha passione è uno sport bellissimo. È uno sport che ci sono tanti amici, c'è veramente competizione anche in tutte le categorie, in tutte le classi, cioè a prescindere dalla macchina, è uno sport dove devi essere sempre. Devi sempre stare sul pezzo, quindi ti porta a prepararti un pochino anche psicologicamente. Lo consiglio tantissimo. Tra l'altro, vorrei fare questo appunto: vorrei consigliare anche a chi ha problemi fisici. Io ho un problema fisico che magari uno dice: ma scusa, come fai? Come non fai, come giri il quaderno, come fai, cioè, c'è la possibilità, se uno ha voglia, la passione, di fare, tu insisti che comunque, riesci in quello che vuoi fare. Quindi è uno sport accessibile, a tutti, a prescindere da qualsiasi problema che uno può avere. Non mentale, eh? Se uno ha un problema mentale, questo è uno sport bellissimo, soprattutto per il pilota. Quindi questo c'è da dire. Dipende che problema mentale, perché se il Esatto. problema mentale consiste che quando guidi tranquillamente sei morto, fa quando guidi la macchina ti stacchi la spina e vai come un campione, quello giusto. Esatto, assolutamente. Poi Evolution descrive: sì, molte gare forti, autoslalom e cronoscalate automobilistici, poi rally tutti i tipi. Poi In Sicilia dicono è una regione tanta roba, sì. motorsport, anche io il sangue. Nicola Sanna scrive: notte a tutti, domani lavoro presto, Davide per l'intervista. Ciao Nicola, grande Nicola. Letto, grazie Federico Sacchi che mi scrive complimenti perché si inserisce in pilota dei navigatori professionisti, ma anche come pilota domenica. Poi Esatto. scrive, no? Cosa ne pensi della tua esperienza nelle varie edizioni dell'Italia Talent? Il primo anno che l'ho fatto, forse ingenuo, forse ero partito, ho detto bah, lo vinco, cioè parto, bisogna essere anche sinceri, io ero proprio forse accecato da tutta questa, sai, sei lì con piloti professionisti, guido d'amore, tutti ti fanno i complimenti e poi arrivi in finale, anche forse l'attenzione, ti gioca brutti scherzi, sbagli qualcosina e c'è sempre chi è più bravo di te. Quindi ti insegna comunque A gestire a meglio l'ansia. gestire, esatto. Ho fatto tre finali, ho peccato nella gestione, pazienza. Però Succede a un tutti. bel format, consiglio a tutti di partecipare, è sempre un'esperienza in più nel mondo del motorsport. Quindi Poi Alessandro Frau scrive: sei un grande amico, un grande navigatore, ormai un punto di riferimento. Speriamo presto di vederci per la classica Pieretta, bravo amico. assolutamente sì, grazie Alessandro, troppo, troppo buono. Poi ci scrive Nicola Tocco: quante tute da gara a causa della larghezza acquistata hai cambiato in 10 anni? L'anno con Andrea De Luna, prima della gara, ho dovuto far inserire a mia zia che è sarta una sorta di ampliamento lungo i fianchi perché la tuta chiedeva perdono, poi le altre sono state prese su misura, quindi più che bene. Poi Gianni ci scrive: mi insegna a usare il fast time. Lascialo stare a Giovanni che è un personaggio, salta le sue domande. Poi Censo Bodano ci scrive: ciao Stre. Poi Ciao Gianni Cenzo. scrive: tutto truccato. Infatti, saltare per favore. Poi Evolution 3 ci scrive: hai mai fatto qualche autoslalom? No, sono sempre andato a vederli perché ci corrono amici, ma non ho mai partecipato. Sarebbe un po' complicato per me, dico la verità.
Però andare a vederli mi piace, assolutamente. Poi Federico Sacchi scrive: per fortuna che l'11 l'apono il parrucchiere. È Scusa. geloso, è geloso. Lui c'ha una mezza spiaggetta, io ancora ne ho, quindi me li faccio come voglio. A parte che me l'ha tagliato il mio cognato, però già vanno bene lo stesso in questo periodo. Poi Francesco Fresci scrive: cosa ne pensi del Rally Day? Questa è una bella domanda. Diciamo che in Sardegna li aspettiamo e penso che li aspettino anche i piloti perché è un format che costa meno, anche portare giù una macchina e correre, ben vengano. Se mi dici guarda, non fanno più gare ma fanno solo Rally Day, ben vengano i Rally Day. È un bel format comunque, dai. Tra l'altro, soprattutto se comunque si continua a correre così, cioè oltre una certa categoria non sono, non si può correre. Ecco. L'anno scorso non poteva correre neanche nell'N4. Quindi bene, diciamo se si riesce si sta tutti su un livello, ecco, più o meno. Che passi costa almeno per tutti. Poi Assolutamente sì. Evolution 3 ci proveresti a farla con questa No, come ho semifinale? detto prima, per lo slalom? Sì, penso per quello. No, avrei proprio difficoltà motorie. Farei la salita invece, mi arrangerei più con la salita. Gianni ci scrive: cosa ne pensi di Francesco Fresu? Allora, quando ho iniziato a correre, io ho seguito tre persone. Luigi Pitalis, Massimo Piga e Francesco Fresu. Penso che questa risposta ti dica tutto perché comunque mi è sempre stato vicino e ti dico la verità, continuo ancora oggi se partecipiamo a una gara insieme di consultarlo, cioè ci scambiamo proprio informazioni, chiedo tante cose, quindi bene. Quindi Bene, sembra ci siano altre domande, quindi ti posso lasciare andare. Ti ringrazio Assolutamente. per aver partecipato all'intervista. Grazie a te, ti aspetto in Sardegna e se facciamo prima il corso, ti aspetto al corso, altrimenti ci vediamo in qualche gara qua in Sardegna o magari se io vengo su, diciamo, dalle parti vostre a fare Se qualche non mi fai gara, sapere, ci ci sono sentiamo qua. e sì, e ci incontriamo. Va No, bene. aspetta, aiuto, un'altra domanda. Aiuto. Poi Mula Stonino, con i rally race si dà la possibilità a piloti forti e bravi di potersi confrontare a pari livello con altri piloti forti che possono noleggiare macchine molto più forti dei rally normali. Quello che dicevamo prima, si sta tutti più o meno Stesso su un livello. livello. Ragione Tonino. Tonino è lo stesso, un navigatore sardo, un bravo navigatore, un amico. Abbiamo partecipato insieme anche all'Italia Talent. Perché anche al Talent, all'Italia Talent, molti sardi comunque partecipano spesso, vanno avanti nelle selezioni. Perché qua c'è molta passione, però c'è anche paura di non intraprendere questo sport perché è complicato dopo andare avanti. Questo è da dire, ho la paura di non continuare. Non sbloccare. Questo si deve dire assolutamente. Guarda, qua in Sardegna, e poi chiudo, ci sono diversi team che cercano di dare una mano, di aiutare, o di far progredire un attimino questo discorso anche delle partecipazioni dei rally. Io sinceramente ringrazio comunque il mio presidente Cianzoledda e tutti i ragazzi dell'autoservice, anche Elena, che comunque si impegnano a farci stare tranquilli, a darci possibilità di correre, a trovarci se dobbiamo fare una gara fuori, ci preparano tutto. È difficile comunque qua in Sardegna che mandare avanti un team, cioè non ci sono quasi gare. Sempre complicato, quindi bisogna ringraziare queste persone che ci sostengono e che ci danno una mano. Che hanno questo sport possibile. Assolutamente. Aiuto, poi ci scrivono. Ultima domanda e vi saluto. Meglio Minucci o De Di Tetka? Aiuto.
Allora, è Ida. meglio Menicucci o Deida? Scusami. Io ho più rapporto con Andrea Menicucci, quindi non posso fare una distinzione, una selezione. Sono amichezze due. Poi Nicola Tocco che infatti propone una bella intervista all'amico Tonino. Sì, ora si stanno minacciando viceversa. Riesci a fare un'intervista doppia? La puoi fare con Tonino e... Guarda che è in Sardegna. Non so se tu trovi su tutti e tre Oh, Instagram, ma ti dico la basta una cosa. verità. No, ti dico la verità. Se tu vuoi fare interviste qua in Sardegna, vai tranquillo che trovi dei bei soggetti, eh? Me compreso. Però trovi dei bei soggetti, questo te lo dico. È che interessato mi scrive, ma Certo. c'è anzi soprattutto ti fai tanto che questa mattina non c'è nulla da fare. Ci credo. Meglio un'intervista al tocco. Te l'ho detto. Addio, chi partono? È una parte la rissa. Hai Non visto? risponde al tocco, si vergogna e non parla nemmeno sul palco nel rally. Esatto. Sì, ma dopo quando scendo dal palco. Terzo tempo, interviste a go-go, eh? Abbiamo finito le domande, ti ringrazio ancora per aver partecipato. Grazie a te. Ci vediamo o in Sardegna o in Toscana. Vai. Se vieni, vedrai che rimarrai entusiasta del corso. Questo è poco ma sicuro. Appena posso. Vai. Grazie Benissimo. Allora, ti ringrazio, eh. mille. Grazie mille. Ciao. Ciao a tutti. Poi, grazie a tutti per aver partecipato alla live. Se volete scrivermi per fare un'intervista, scrivetemi pure. E nulla. Ciao.